Dopo essersi disintossicato, credo che Lewis notò inizialmente la monotonia della sua quotidianità. Ci credo! Continuò a lavorare al conservificio, ecco cos'era, ma una parte di lui si rinchiuse in se stesso. Ecco, durante le nostre sessioni notai il medesimo comportamento. La sua mente cominciò a... Oddio! La sua mente cominciò a viaggiare. Ah, ok! Ok. Gli chiesi di descrivere la cosa e rispose che iniziò in piccolo. Ah, ok, allora so già come va a finire. Si taglia una mano sto qui. Immaginando un labirinto in cui sentire la propria via. Poi qualcosa si mosse. Pipistrelli e rospi. Cos'è un drago gigante? E cose senza nome. Sapeva che era tutto nella sua mente. Ma prese la cosa molto seriamente. Speravo che avrebbe trovato se stesso. E invece cosa ha trovato? Ha trovato la morte. Un lume. Ma trovò qualcos'altro. Una specie di Dangerous, tipo la Diablo. A quel punto mi preoccupai per lui. Mi rivolsi al suo superiore. Ma mi disse che Lewis era diventato un impiegato modello. Metodico, instancabile e concentrato. Come se fosse un Lewis tutto nuovo. Ah, secondo me invece sta andando via di testa. Per cui lo lasciai continuare. Lo incoraggiai addirittura. Vediamo dove andremo a finire, guarda. All'inizio la situazione sembrava promettente. Un cane. Mi disse di aver trovato un nuovo amico. Ah, ha trovato un cane. Ai bordi di una città chiamata Lewistopia. E rese la città lentamente, mattone dopo mattone. Cos'è? Siamo diventati i re di Abba. Poi creò dei musicisti. Qui stiamo andando sempre al limite. E dei brani che suonavano. Qua vedo continuare ad arrivare il pesce che arriva. Parlava di fondare una band. Ma se io non lascio il pesce andare e canticchiava sempre qualcosa sottovoce, se io lascio stare il pesce, dici che continua. Si riempie tutto di pesce. Oddio, mi sono incastrato tra le casse. Via, trombone! Ogni giorno le sue fantasie divennero più vivide, ma il suo taglio era più affidabile che mai. Poi un giorno si rese conto che tutta la folla inneggiava, persino le pietre sotto i suoi piedi. Erano tutti frutto della sua immaginazione, per cui avrebbe potuto fare qualcosa. Cosa c'è scritto lì sulla balena, sul pesce? Ah! Indisse un'elezione per diventare sindaco. E vinse. E adesso siamo diventati sindaco. Lo pregarono di rimanere, ma la sua mente stava già viaggiando. Divenne un gioco per lui. Vuoi vedere che si taglia una mano? Va a finire che si taglia una mano perché non si rende più conto della realtà. Conquistare una città per poi passare subito ad un'altra. New Lewisville. Set Lewis. Iniziò ad allontanarsi dalla nostra realtà, infatti. Mi sono incastrato! Minneapolis! Minneapolis Lewis! Finché un giorno dimenticò di tornare a casa, persino quando sua madre lo implorò, andiamo per la regina. Cosa sono? Wow! La regina era in missione alla ricerca di...
Facciamo arcobaleni radianti. Mi sento un po' Adventure Time in questo momento. Lo giuro. Qui intanto continuiamo a tagliare i pesci noi, eh. La testa del pesce, voilà! Lui seguì il suono del del sitar elettrico o dell'arpa d'argento. Oddio! Mi sto riempiendo di pesce! Dell'arpa d'argento mi ispira di più. Dobbiamo stare attenti a prendere tutte le note musicali, suppongo. Ma dove cazzo stai andando, Levis? La sua caccia lo condusse in un palazzo dorato a est del sole e a ovest della luna. Persino allora la sua logica non faceva una piega. Oh merda! Sapevo che il mondo era tutto frutto della sua immaginazione. Non riesco a stare dietro i pesci. Oh cazzo! Ecco la regina. Ma era così orgoglioso di averlo creato. E ai suoi occhi era diventato qualcosa di più grande di un re. È diventato un conquistatore. Cosa è diventato? Tutta la folla che ci acclama senza volto. Per qualcuno che non ha mai conosciuto il successo nel mondo reale, immagino che fosse travolgente. E poi realizzò che il vero Levis non era quello che inscatolava salmone, ma quello che saliva la scalinata del palazzo dorato. Altro salmone, via! La mia immaginazione era talmente reale quanto il mio corpo, mi disse. Era difficile discutere con lui. Attraversiamo quella porta? Oh merda! Che cavolo! Siamo al conservificio, credo, qua. Vedo del sangue, quindi credo che siamo proprio al conservificio, ragazzi. Ah, questo è il suo iniziò a dimenticare il mondo che conosciamo. Questo è il suo armadietto, si vede che è gli spogliatoi. Eccolo qui. Usciamo. Ah sì, eh. Sai che puzza di pesce che chi lavora qui dentro? Credo che gli facesse male ricordare Levis, l'operaio del conservificio. E questo chi è? È Levis? No, cominciò a detestare l'uomo con uno sprezzo regale. Finch. Cazzo, siamo noi quello. Levis Finch. Eccolo qua. Cazzo, è andato via di testa. Pensavo di poterlo ancora salvare. Ma... persino quando disse che stava per essere incoronato re di tutte le terre di meraviglia. Ma che diavolo! Il palazzo si sarebbe riempito dei suoi compagni. Yeah! È qui la festa! Bordello! 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 Guarda come saltano! Incluso il suo saggio gatto che aveva istituito per essere suo consigliere. Wow, un gatto consigliere, mica male. Ecco la nostra regina. La nostra principessa, regina, boh. Vediamo che fine faremo. Perché qui la vedo male. Grazie, grazie, grazie. Dove salgo? Destra, sinistra, destra. La regina attese tenendo in mano la sua corona. Dai! Dai! Era rimasta una sola cosa da fare. Ci incoronano re di tutto il mondo, dai. Grazie, grazie. Yuhuu! Chinare il capo. Secondo me è una ghigliottina questa, eh. Questa è la ghigliottina del pesce, ragazzo. Sveglia! Sveglia che ti taglia la testa! Dio, boh, ho messo sotto la testa la ghigliottina del pesce. E il resto credo che lei lo sappia. Signora Finch, suo figlio era un buon uomo che mancherà a tutti, quelli tra noi che lo conoscevano.
le mie più sincere condoglianze. Ecco, si è tagliato la testa. Addio Levi's. Mio fratello era uno giusto. Vorrei tanto che tu potessi averlo incontrato. E adesso che abbiamo chiaro tutto l'albero, qual è la nostra strada? Anche noi faremo una fine del genere o abbiamo scoperto la verità?